Ehi, sei nuovo? Iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti i futuri video. Buongiorno, benvenuti nel terzo giorno qua di Ischia. Sono fuori, sto bevendo il mio bicchiere di latte e caffè. Sono le 8:30, stanno ancora dormendo tutti e sono l'unica sveglia, bene così. Vabbè, comunque niente, adesso bevo il latte, poi aspetto che si svegli qualcuno, nel frattempo controllo le notifiche di YouTube, Instagram e tutto il resto. Poi vabbè, penso che ci prepareremo eccetera e poi andremo a mare. Mi scuso se non sto riprendendo tutto quello che faccio, ma comunque capite che, dato che qua abito anche mia zia, insomma, preferisco godermi la vacanza e comunque stare anche in compagnia delle mie cugine e di mia zia, che comunque vedo poco, insomma. Vestita e profumata, pronta per andare al mare con costume. Yeah! Adesso però mangio che ho fame. Mi mangio le faccine, quelle della Balocco. Non è uno sponsor. Non so se mi sentirete mai, ma va bene così. Dettagli, dettagli. La maglia di Dolce in Gabbana presa non so dove. E si va a comandare. Ciao Vivi. Ciao. Cosa ti mangi? Cornettini piccolini. Io mi mangio queste. Sì. Vita felice, sì. Pronti per uscire. Mi sono cambiata, comunque niente. Tra poco usciremo, quindi ok. Tra l'altro prima siamo tornati alla spiaggia e non ho più ripreso nulla perché ero abbastanza stanca, quindi mi sono fatta la doccia, eccetera, eccetera. E forse sono riuscita a salvare le clip. Non lo so perché mi dà problemi la actioncam, non so che cosa gli si è preso. Comunque ci vediamo dopo. Celestina, vola. Il mio scafo, questo l'ho comprato io. Andiamo. Papino, ti piace questo negozio? Sì, molto piace. C'è poca gente, mi dicevano, veramente, veramente poca. E niente, ci siamo fermati in piazza per mangiare un gelato e l'ho appena finito. Intanto ci sta un gruppo di vecchietti molto arzilli, più arzilli di me, alle 11 di sera, che stanno ballando. Bene, bene. Ce ne stiamo tornando giù. Stiamo tornando a casa. Buongiorno, quarto giorno qua a Ischia. Ho fatto il latte, mi sono appena svegliata, quindi ieri sono le 8 di mattina e ho dormito 6 ore e mezza perché sono andata a dormire alle 1:30 e ho sonno, tanto sonno. Vabbè, comunque ce ne faremo una ragione. E niente, più tardi andremo a mare, quindi farò delle riprese, però prima farò altre cose. E mi scuso se non sto riprendendo proprio tutto quello che faccio, ma comunque capite bene che ho un telefono per registrare, non una fotocamera, quindi se mi metto lì a riprendere tutta la giornata, poi ho sempre il telefono scarico o comunque, cioè, non posso farlo perché non è che mi porto sempre il telefono. Per esempio quando andiamo in spiaggia eccetera, non mi porto il telefono, ma mi porto solamente la action cam. Ok raga, ho finito di bere latte, comunque volevo dirvi di seguirmi su Instagram all'account @irene.boiano che vedete qua, perché lì vi metto come al solito tante foto e tante stories. Soprattutto chi di voi mi ha seguito prima che andavo a Ischia ha visto tutte le stories che ho fatto qua da Ischia, quindi mi raccomando, se volete sapere di più su di me, insomma, seguitemi. E tra l'altro ieri abbiamo raggiunto 1311
follower, quindi bene così. Adesso si va verso 1400 perché l'obiettivo è arrivare a 10.000. E dai. Ci sono tutti. Mi sono andata alla mezza! Basta! Basta. Si rompe! Se ne deve sentire. Oppure questo lo puoi dire? Che problemi avete? E niente raga, siamo tornati alla spiaggia, siamo fuori e io ho fame, quindi tra poco mangeremo. Poi oggi usciamo, andiamo all'Esca Adventure Park e non so se farò il percorso perché non lo so. E vedremo dopo. Sì, buongiorno. Mi sono svegliata da poco e tra poco usciamo. Una scimmia. Scimmiettino. Ok raga, siamo al parco avventura. Il problema è che è un po' spericolato. Io non lo farò. Yeah. E poi niente, non ci sono neanche abbastanza imbragature perché hanno prenotato. Invece noi siamo venuti qua così. Quindi me ne dedicherò a giocare sui giochi dei bambini. Perché io sono piccola. Intanto aspetta, non ti muovere. Dai, su, risali. Vai, bimbo, sali. Scimmiottolo. Fai. Dai, Eda. Non ci entrano i piedi. Dove li appoggio? Fallo, dai. Fallo. Allora, non so se si dovrebbe fare così. Però... Oddio, ma è che se si cammina con... Sì. Vabbè, ma vuole... Oh. Forte. Vabbè, io scendo da qua. Oppure vado di qua. Yeah, una bimba felice sui giochi, sì! Aiuto! Vai, scendi. Madò! Che difficoltà! Oddio, pericoloso! Rischiavo di morire! Titolo clickbait! Oh mio Dio, che difficoltà! Attenzione! Oh Dio, non c'entro neanche qua sotto. Oh mio Dio. Non ci posso. Ma ti cadi giù. Vai, vai, continua. È più bello così. Signora, continua. Mia sorella stava per morire. Titolo clickbait. Di là. Ma vado a fare lo scivolo. Ole. Ci sono. Ok raga, questi sono i percorsi. Questo è quello dei bambini, mentre di qua è quello dei più grandi. E c'è un altro ancora più giù che è quello avanzato. Ok, noi ci stiamo avventurando nel bosco.
pieno di terreno, giustamente le mie scarpe dopo si dovranno buttare. Che gioco. Aria picnic con continuo percorso, penso sia quello avanzato. Come vedete c'è l'istruttore, i ragazzi che si stanno arrampicando. E poi siamo dispersi nella natura e io cercherò di non cadere. Perché se cado è un problema. Là c'è un altro pezzo di percorso che mi sa che è quello per quelli avanzati. E infatti di qua c'è altro percorso. Ok, praticamente questo posto si chiama Ischia Adventure Park. Solo che se ci volete venire vi conviene prenotare, perché altrimenti non trovate le imbragature e rimanete a piedi. Comunque volendo ci sta anche il percorso per i più piccoli. O comunque c'è anche un mini parco giochi per i piccoli. Ok, questo fa paura. Non l'ho ripreso ma fa paura. Se scende qualcun altro lo faccio vedere. Ecco il percorso avanzato, questo, guarda qua. Madonna. Questo è il percorso avanzato, mi sa, perché... Cioè, guardate quel coso di legno lì giù. Chi cazzo lo farebbe mai? Io no. Anzi, se proprio volete, conosco qualcuno che l'ha fatto. Dicevo, conosco qualcuno che l'ha fatto e sono due ragazzi molto molto simpatici, anche loro napoletani. E niente, praticamente si chiamano, il loro canale si chiama Far Far Way e vi lascio il link qua sotto in descrizione dove potete andarvi ad iscrivere, perché anche loro sono stati qua una settimana e quindi niente, potete dare un'occhiata a quello che hanno ripreso, perché sono venuti anche qui io. Questo sarà il vlog più avventuroso della storia. Yeah! Zoccola in giro, sento strani rumori, ma esci con questo pent. Aiuto, le mie povere scarpe. Dopo questo le dovrò buttare. Wow, ma pigli internet. Il problema principale, prende internet qua in mezzo, casomai. Natura, solo natura. Oh, gente. Leggi Mattia, leggi. Vai Mattia, avventurati in questo sentiero. Guarda, mamma non fosse mai venuto qua a mezzo. Vabbè, ma serio? Comunque per giunta sta cosa si doveva pagare, ma noi ci siamo infiltrati. Belvedere? Ah, siamo... vabbè, effettivamente è un belvedere. Ecco qua il panorama. Oh, laggiù c'è il mare. Ma vai, è un'isola. Se tagliassero sti alberi, magari. Dici, non ci sperdiamo. Mattia, cosa fai? Vedo di non morire. Guarda qua. A parte le mosche. Ah, ecco qual era il belvedere. Però se cadiamo qua non è tanto un belvedere. Ma che cazzo è sto coso? Aiuto! Non voglio morire! Ma mi metto lì a fare il picnic. C'è il sentiero? Arrivo. Oh. Oh. Sì, questa è un'imbragatura. Sì, un'imbragatura. È morto qualcuno. Abbandona. Aiuto. Perché sappiamo che qualcuno qui c'è morto. Però è buono che sia un po' buzzone di peso. Non muore giocato piglia. No, pigli, metti i muori di nai. No, vabbè. Non ci credo. La roba si ricicla. Si ricicla. Oh, no. Vabbè, non ci credo. Ma se sei felice tu. Imbragatura dispersa per un cadavere. Oh, secondo me si è arrugliato peccati. No, questa è c'è nessuno! Vita! No, non, mi sa che non c'è nessuno. Aspetta, ma chi lo fa mai? No. Non è cosa per me. Non voglio morire. Guarda quelli laggiù, oddio. Raga, qua era più difficile, stavo rischiando di cadere tre volte. Una volta c'erano dei tavoli qua, una volta. Adesso mi sa che è inagibile sta zona, stiamo andando a morire. Castello Aragonese, questa montagna qui. E poi, vabbè, di qua la strada. Che ne pensate di questa esplorazione nella natura selvatica? Bello, ci sta un animale, anche la fumina. No, mica.
stiamo continuando, pieno di erba che mi punge le gambe perché c'ho il pantaloncino. Io ho rotto questo coso. Questo. Non so che cosa sia, ma sto morendo, devo bere. Tanta tanta sete. Ma è un bagno, magari? Vabbè, successo. Giuro, Vangelo, ok. Giuro che è pieno. Ma che c'è dentro? Niente. Solo che l'avevo come visto. Ok, raga, siamo tornati a casa. Quindi adesso andiamo a dormire. Ok, raga, ci siamo arrivati. Perfetto. Eccoci qua. Comunque, niente, alla fine, tornati dal parco avventura, siamo andati a casa di mia zia a mangiare, abbiamo mangiato la pizza e adesso siamo tornati.